Carissimi pogonotomaniaci, bentrovati e ben ritornati sul canale di Pogonotomania per il nostro video di rasatura, video che non mi è stato possibile effettuare settimana scorsa per via del fatto, ma l'avevo così comunicato in un altro video, che ho dei problemi col gestore telefonico per internet. Spero di risolvere al più presto, quindi farò un video abbastanza veloce questa sera, non proporrò nulla di nuovo, attenderò tempi migliori per farvi vedere, fare delle recensioni su dei prodotti che non sono ancora stati testati, quantomeno sul mio canale. E prima di iniziare il video, volevo fare un grosso in bocca al lupo, mandare un forte abbraccio al nostro amico Manuel Rosini con tanti auguri di pronta, diciamo, guarigione per il suo decorso post-operatorio. L'ho visto un po' pallidino, un po' così magrettino nel video che ha fatto. Quindi forza Manuel, tieni duro, sei una roccia e vai così che va tutto bene, vedrai. Un grosso abbraccio. Quindi ritorniamo a noi. Cosa volevo proporre per il video di questa sera? Semplicemente, non avendo potuto produrre nulla settimana scorsa, mi sono preso la libertà e il piacere di radermi tutti i giorni per 15 giorni, 14 diciamo, perché adesso ho la barba di un giorno e mezzo perché è sera, quindi un giorno e mezzo mi radevo tutte le mattine e volevo farvi vedere il setup che ho utilizzato in queste rasature quotidiane. E partiamo dal rasoio. Come rasoio ho utilizzato Edwin Jagger Kelvin, secondo me rasoio bellissimo. Perfetto nel dimensionamento, meglio ancora, quantomeno a mio parere, di Edwin Jagger tradizionale anche per le finiture del manico che offrono un grip migliore. E l'ho armato in questi giorni con le Gillette Wilkinson. Anzi, all'interno del rasoio c'è ancora la vecchia lametta. Solitamente la tenevo per tre rasature. Ogni rasatura era costituita da due passaggi, quindi un passaggio di pelo e un passaggio di traverso. Vado a cestinare la lametta vecchia all'interno della mia lattina. Ecco, questa lattina ha esattamente 3 anni, 3 anni praticamente, da quando ho iniziato con il canale di Pogonotomania. Le lamette sono arrivate a questo livello, quindi siamo più o meno a metà. La ripongo, eccola laggiù. Quindi vado ad armare il mio Edwin Jagger, favoloso per le rasature quotidiane, molto delicato. La lametta mi ha dato buoni risultati, quindi ottime soddisfazioni. Non ho praticamente mai riscontrato, ecco l'ho detto, adesso me la sono tirata, non ho mai riscontrato né tagli né irritazioni. Questa sera mi spaccherò il viso, vabbè, anche perché è sera, è molto tardi, ho mangiato, è stata una giornata molto pesante, quindi vado ad armare il rasoio. Non è nemmeno pulito, a dimostrazione del fatto che ha subito un uso intensivo. Allora, lametta perfettamente allineata all'interno della testina di Edwin Jagger, che è la medesima del modello più conosciuto, cioè DE89BL. E mi sono sempre affidato come sapone alla Taylor St. James Collection Luxury Shaving Cream. Come pennello, qui lo so, qualcuno si disiscriverà dal canale, dato che io sono un grandissimo estimatore dei pennelli in setola di maiale. Ecco, in 15 giorni ho utilizzato un tasso Silver Tip. Ha un profumo impressionante di Taylor. Purtroppo non vi so dire il modello perché è una creazione artigianale, quindi sono dei pezzi unici, se vogliamo, in manico in vero corno. E perché mi sono affidato un pennello in tasso? Perché tutte le poche, rarissime volte che l'ho utilizzato, ho sempre riscontrato, pur essendo molto morbido come tipologia di setola, una sensazione di pelo che punge. Ecco, con un utilizzo intensivo, questo effetto è andato via via scemando, quindi diminuendo.
Vediamo come si comporta ulteriormente questa sera. Quindi vado a prelevare la mia Taylor, un paio di giri di pennello all'interno di ciò che è rimasto del sapone, perché faccio notare una cosa: 15 giorni fa era quasi intera, non so, era intera, era intonsa, e sono arrivato al fondo della ciotolina. Quindi sfatiamo il mito che i saponi non finiscono, con un utilizzo costante, intensivo, finiscono anche loro. Quindi ho intriso il pennello di sapone, mi sciacquo il viso e partirei con l'insaponatura. Torno subito. Eccomi qua. Bene, partiamo con la nostra insaponatura. Classico profumo da crema da barberia inglese, molto delicata. Pennello che si mangia tonnellate di sapone, anche se ne ho prelevato poco. Vedremo che quando la schiuma si sviluppa resta praticamente al 60% all'interno del pennello e necessita di enormi quantitativi d'acqua, altro che le goccioline. Adesso lo immergo proprio nel lavandino e questa operazione la devo fare più volte, perché il pennello restituisce un certo livello di umidità che però, a parer mio, non è sufficiente per andare a montare il sapone nel caso in cui l'umidità stessa fosse ridotta all'osso con la pioggerellina di gocce all'interno del ciuffo. Taylor strepitosa, che malgrado pochi giri di pennello all'interno della ciotola crea una schiuma molto densa, compatta, lucida. Sapone dalle qualità incredibili. Ok, e direi che possiamo partire questa giornata tremenda, lavorativamente parlando, con la nostra rasatura. Quindi Edwin Jagger armato di Gillette Wilkinson e ripropongo i passaggi che ho compiuto in questi 15 giorni, quindi un paio di passaggi e la rasatura poteva definirsi conclusa. Magari ne faccio uno in più, faccio anche il contropelo, vediamo un po' di aumentare la dose. Barba di un giorno e mezzo, sì, credo di averlo detto. Ok. Avrei potuto proporre qualche prodotto nuovo, ne ho qualcuno, ma sono veramente stanco e prima di, fra l'altro, proporre in video nuovi elementi per quanto riguarda i vari setup, avrei intenzione, preferirei provarli prima in separata sede. Ok, primo passaggio andato, secondo passaggio. Sapone molto asciutto, però lo andremo ad aggiustare poi con l'acqua. Bene, bagno copiosamente il pennello sotto il getto d'acqua. Questa Taylor è eccellente. È, diciamo, fra le varie Taylor, quella che metterei al secondo posto. A parer mio, al primo posto andrei a posizionare Mr. Taylor. Ah, scusate se ho lasciato la porta alle spalle, magari
L'immagine risulta un po' più scura, ma c'è Puma all'orizzonte che mi guarda fuori dalla finestra con tutte le intenzioni del mondo di rientrare in tempi sospetti e rovinare il video. Però la devo tenere sotto controllo, devo evitare che faccia disastri. Bene, secondo passaggio. Scorrevolezza del sapone ottima, direi. Protezione pure. E rasoio che si comporta egregiamente. Ecco, a questo punto facevo un traverso. Scivola talmente tanto che non riesco a tendere la pelle. Dovrei affidarmi a un po' di allume di rocca, ma ormai a questo punto lascio perdere. Bene, durante le mie rasature quotidiane mi fermavo a questi due passaggi, BBS non tattile ma sicuramente visivo. Vado ad azzardare un passaggio di contropelo, così per domani diciamo che non dovrei tecnicamente necessitare di dovermi fare la barba. Al limite comincerà una certa ricrescita domani verso sera. Bagno nuovamente il pennello e necessita di un sacco d'acqua. Ora non so se questo pennello, tutti i pennelli in tasso, e fra l'altro si mangia un quantitativo di sapone notevole, cioè guardate qui cos'è rimasto all'interno. Questo sapone non viene restituito a meno che non si vadano a strizzare proprio le setole con le mani, ed è per questo motivo che solitamente, anzi permanentemente, preferisco pennelli in setola di maiale. Bene, ultimo passaggio, facciamo un contropelo. Non è proprio il massimo alla sera tardi, però, visto che sono 15 giorni che non propongo video, mi vado a divertire. Mamma mia, che BBS! Contropelo diretto che, per chi mi conosce, sa che non è mia consuetudine fare. Zona baffi, passaggio slant, molto slant. Bene, direi rasatura straconclusa, perfetta. Mi sciacquo il viso e vado con un po' di dopobarba. Niente allume di rocca, non l'ho utilizzato nemmeno in questi 15 giorni. Come dopobarba mi sono affidato a un classicissimo, economicissimo, reperibilissimo denim mask, qualche goccina,
E devo dire che alla sera brucia un po' di più la pelle che non al mattino, però decisamente sopportabile. Ah, ok. Allora, arriviamo alle considerazioni, anche se si tratta di prodotti già visti. Partiamo da questo Edwin Jagger con questa accoppiata Gillette Wilkinson. Oh mamma, scusate, l'ho messo al contrario. Gillette Wilkinson. Cosa dire? Secondo me, rasoio strepitoso. Quindi, a livello concettuale, la testa di Edwin Jagger, favolosa, delicata, efficiente, ottima per anche a questo punto rasature quotidiane. Mi sono trovato benissimo con l'accoppiata in abbinamento con queste lamette. Rasoio che nella versione Kelvin, quindi quella col manico corto, zigrinato, a parer mio rasenta, oserei dire, la perfezione nel caso in cui amiate i rasoi delicati. Crema, questa Luxury Shaving Cream di Taylor. Strepitosa, strepitosa, ecco, ribadisco, la metto fra le Taylor al secondo posto, ma perché nella versione Mr. Taylor preferisco l'aroma. Comunque, nulla da dire, l'avete visto fra l'altro come si è comportata e mi piace sfatare il mito facendo notare di nuovo, nuovamente, che nel caso in cui venissero utilizzati, i saponi bene o male si finiscono, arrivano alla fine, certo. Se ne metto una trentina a rotazione prima che finiscano tutti, passano gli anni, però utilizzandoli, focalizzandoci su uno che potremmo anche reputare il nostro preferito, bene o male si arriva alla fine e si ha la possibilità poi di acquistarne di nuovi. Pennello in tasso. È vero, con l'utilizzo ha perso l'effetto pungente. Ha perso l'effetto pungente. È molto morbido il tasso, però in questo caso, avendo un numero probabilmente di fibre scusate, di fibre di setole così elevato, pur nella sua morbidezza, mantiene un certo carattere. Che ci volete fare? Io preferisco i pennelli di maiale. Questo vuole un sacco di acqua, si mangia un sacco di sapone. È morbido, non mi dà soddisfazione nella corposità del massaggio. Bello, per chi piace il tasso sicuramente ottimo, per chi preferisce il maiale sicuramente discreto, quindi un buon pennello e via dicendo. Un must, denim mask, secondo me. Profumazione ottima, mi piace un sacco. Non so dire per quanto concerne la persistenza, perché a furia di usarlo tutti i giorni, a furia di metterlo e averlo costantemente a contatto con i sensori olfattivi, già io in questo momento lo sento proprio lieve. Probabilmente se ci fosse qualcuno di fianco a me sentirebbe meglio la profumazione e quindi il naso, il cervello si abituano agli odori e ci dà l'impressione che la persistenza sia bassa. Senz'altro non sarà un campione di persistenza, però quantomeno la profumazione secondo me è decisamente ottima. Quindi carissimi, rasatura serale, ho fatto questa barba A per produrre un video, stare in vostra compagnia, B perché ero veramente stanco e volevo un attimo di relax. Durato poco perché 18 minuti fra le chiacchiere e la rasatura, però ecco, ci tengo a precisare anche che questo sta a dimostrazione del fatto che al mattino non è che serva poi questa mole di tempo esagerata per potersi radere. Io con le varie chiacchiere che ho fatto, 19 minuti e 17 secondi in questo momento, ho fatto tre passaggi, ho fatto l'insaponata, ho fatto vedere i prodotti, quindi bene o male al mattino io penso che in 10 minuti, ma forse qualcosa meno, sia riuscito in questi 15 giorni a portare a termine le mie rasature. Quindi io vi do appuntamento a settimana prossima, andremo a recensire un nuovo sapone che mi è stato gentilmente inviato da Rasoi Milano, eccolo qui, lavanda, crema da barba. Ideata da Paolo, Paolo è il signor Paolo Colnaghi, il fondatore di Rasoi Milano.
Proverò un paio di volte il sapone durante la settimana per avere delle idee più chiare sabato prossimo e vi aspetto a questo punto per un nuovo video di rasatura. Ancora un grosso in bocca al lupo a Manuel, ciao a tutti ragazzi, ci vediamo settimana prossima per un nuovo video. Ciao a tutti da Andrea e dal canale di Pogonotomania, alla prossima!